benvenuti alla Beam Test Facility dei laboratori nazionali di Frascati. Questa è un'infrastruttura di ricerca che si basa su un acceleratore lineare per produrre fasci di elettroni e positroni con lo scopo principale di testare i rivelatori che verranno poi installati nei grandi esperimenti di fisica delle particelle, sia nei laboratori di Frascati ma anche in tutti gli esperimenti degli altri laboratori in cui l'INFN lavora. E lo scopo principale di questa facility è di utilizzare il fascio che viene prodotto normalmente dall'INAC per poter essere utilizzato nel grande acceleratore di Daphne di Frascati e per modificarne le proprietà allo scopo di ottenere energia, intensità e caratteristiche del fascio utili allo sviluppo di nuovi rivelatori. Siamo all'inizio dell'INAC. Questa parte è la prima parte accelerante del nostro sistema di acceleratori ed è un acceleratore elettrostatico chiamato GAN. Esattamente come una pistola, questo emette pacchetti di elettroni a una frequenza di ripetizione di 50 Hz, per cui ogni 20 millisecondi, il cui impulso dura 10 miliardesimi di secondo. Questo è accelerante di già perché tutta questa struttura normalmente chiusa ha un potenziale di circa un centinaio di kilovolt pronto per essere accettato dal resto della beam pipe. Quello che è inquadrato adesso è l'altra parte del GAN, la sezione a più bassa energia del nostro acceleratore lineare. Gli elettroni emessi dal GAN vengono presi e mano a mano accelerati lungo quelle strutture che sono cavità a radiofrequenza, che vedete all'interno di questi quadrupoli di colore blu o all'interno di quelle bobine che vengono chiamate Helmholtz. Il campo elettrico che viene prodotto attraverso un generatore di radiofrequenza che sta dall'altra parte di questo muro permette di poter mettere un campo pulsante all'interno delle cavità e di poter così trasferire energia, esattamente come se fosse un condensatore che vive pochissimo tempo, circa 4 microsecondi, alle particelle emesse dall'INAC. Mano a mano che le particelle vengono trasportate nel vuoto più completo all'interno di queste cavità, le particelle apprenderanno un'energia sempre più alta. Arriviamo a questo punto che è il convertitore di positroni. Questo LINAC non solo è capace di emettere elettroni, ma a un certo punto può anche produrre positroni qualora le necessità di iniezione verso l'acceleratore Daphne lo vogliano e lo consentano. In questo punto c'è una targhetta nel quale il fascio di elettroni parzialmente accelerato riesce ad arrivare, a collidere e a produrre esattamente la sua antimateria, che è il positrone. Successivamente, sia l'elettrone o il positrone, a seconda di quale necessità di produzione sia voluta, verranno trasportati verso la fine dell'INAC. Gli elettroni in fondo possono arrivare a un'energia massima di 800 mega electron volt, i positroni un po' meno, perché da qua sostanzialmente ripartono da zero. Siamo alla fine dell'INAC, ormai l'energia che devono avere gli elettroni o i positroni l'hanno presa, l'hanno raggiunta e a un certo punto devono decidere, o meglio, non gli elettroni e i positroni, ma qualcuno per loro, che strada devono prendere. Qua vedete abbiamo tre vie. La prima via, quella dritta, si muove verso il complesso di accelerazione e diciamo di distribuzione verso Daphne. La seconda via, questa, va verso la BTF, verso la targhetta della BTF dove verrà prodotto un altro fascio, un fascio secondario che serve per l'area sperimentale. Oppure ce n'è una terza, questa, che va direttamente a un sistema di misura della qualità del fascio, che viene chiamato spettrometro. Chi decide che direzione devono prendere sono questi due magneti, che agiscono come se fossero dei vigili per instradare quel pacchetto oppure quell'altro verso la direzione prescelta. Tutto questo avviene in pochissimo tempo, in pochi millisecondi. Thank you.
Avete appena visto il primo magnete della BTF. Questo serve sia come sicurezza, sia come selettore di energia del fascio secondario prodotto dal targhettone. Questa linea qua è la linea che poi entrerà in sala sperimentale, che sta esattamente dietro questo muro. Da qua in poi il fascio della BTF è quasi totalmente formato secondo le necessità che vogliono gli utenti, per cui energia, intensità, posizione e struttura trasversa. Come abbiamo visto, nell'INAC viene prodotto un fascio primario di elettroni o positroni di alta energia e di alta intensità, però con un'energia fissata e con un'intensità di solito troppo elevata per gli scopi di test dei rilevatori. Come facciamo a trasformare quindi un fascio primario in un fascio secondario di cui possiamo scegliere a nostro piacimento l'energia, la posizione, le dimensioni e l'intensità? Lo facciamo sfruttando il fenomeno di perdita di energia degli elettroni all'interno del materiale, in particolare del nostro bersaglio o targhetta, che produce quello che si chiama sciame elettromagnetico. Quindi quando una particella leggera come un elettrone interagisce con la materia, produrrà altri elettroni e positroni e fotoni in una cascata di particelle via via sempre maggiore in numero e di energia sempre inferiore. Questo farà sì che a valle della nostra targhetta avremo quasi tutte le energie dalla massima del fascio primario a quasi zero e un numero enorme di particelle. Quello che dobbiamo fare a questo punto è scegliere solo quelle che sono necessarie agli scopi del nostro gruppo sperimentale. Questo lo facciamo tramite dei collimatori, che sono semplicemente dei blocchi di materiale molto pesante e molto denso, e quindi ad alto numero atomico, che assorbono in parte del fascio, definendolo quindi in intensità e in dimensione, e poi tramite un magnete, il dipolo, possiamo selezionare l'energia che desideriamo. La linea magnetica poi della BTF, che si trova all'interno del tunnel INAC che abbiamo già visto, servirà a definire ulteriormente le caratteristiche spaziali del fascio, quindi le dimensioni trasverse e la sua posizione tramite i quadrupoli e tramite di nuovo altri collimatori. A questo punto abbiamo preparato un fascio di elettroni o positroni delle dimensioni, dell'energia e dell'intensità desiderata. Lo dobbiamo trasportare nella sala sperimentale, dove il gruppo sperimentale potrà effettuare i suoi esperimenti. Quindi, dopo il tunnel INAC c'è un muro di calcestruzzo molto spesso per schermare le radiazioni naturalmente, e si entra con la linea magnetica ancora in un tubo di vuoto ancora nella sala sperimentale della BTF, dove ci sarà ancora un dipolo che serve a dirigere il fascio nel posto dove verranno collocati i rivelatori da testare o l'esperimento da effettuare. Da questa piccola finestra di un sottilissimo spessore esce il fascio ben conformato della BTF. La traiettoria che segue arriverà su questo tavolo, verranno posizionati i rivelatori, gli esperimenti degli utenti, e avverrà l'interazione fra il fascio della BTF e il rivelatore, non solo con quelli degli utenti ma anche con i nostri, perché anche lo staff della BTF vuole sapere colpo per colpo che cosa sta succedendo. Di conseguenza abbiamo dei rivelatori di posizione, dei rivelatori di energia e degli altri serie di rivelatori utili ad adattarsi alle necessità di misura degli utenti. Tutto ciò che vedete lo si controlla dalla sala controllo. Qua ovviamente, quando c'è fascio, è inibito l'accesso alle persone e di conseguenza tutto viene remotato. Questo, come tanti altri servizi della BTF, sono disponibili agli utenti previo un contatto di qualche settimana precedente all'esecuzione dell'esperimento. Noi forniamo servizi di vuoto, di alta tensione, di magneti anche, e di tutto quello che serve, oltre all'infrastruttura di rete e i collegamenti di internet, per poter far funzionare entro una settimana dalla partenza ogni rivelatore di ogni utente.
Ci troviamo nella sala controllo BTF che è adiacente alla sala controllo principale dell'acceleratore, dove i gruppi sperimentali e lo staff della BTF possono controllare i dispositivi in test e i parametri del fascio. Questo perché gli operatori dell'acceleratore Daphne forniscono continua assistenza e il controllo dell'INAC, che come abbiamo visto è il cannone principale del nostro fascio. In questa sala è possibile verificare il funzionamento sia del nostro fascio tramite le console operatore con tutti i dispositivi di diagnostica della BTF e gli apparati sperimentali dei gruppi sperimentali che sono installati nella sala sperimentale. Da quando è in funzione la BTF nel 2002, mediamente 20 gruppi sperimentali si alternano in questa sala controllo per un totale di 150-200 utenti e un totale di giorni di fascio che sfiora i 200 mediamente ogni anno.